Ci sono alcuni precisi punti chiave alla base dell'operato di un'azienda come Malossi. La completezza della gamma, in grado di coprire esigenze sportive urbane, così come quelle più racing. La linearità di installazione dei nostri componenti, progettati e realizzati per essere montati senza dover apportare modifiche, così come vengono estratti dalla scatola. E una razionale progettazione dei nostri pezzi, allo scopo di valorizzare il vostro veicolo rispettandolo, senza alterarne la sua natura. Per arrivare a questi risultati, Malossi ha investito per anni in strumenti tecnologici, dotandosi di uno stabilimento attrezzato con numerosi centri di lavoro automatizzati, così come ha continuato a credere nell'elemento umano, cercando più possibile di valorizzare le idee e le intuizioni di chi lavora all'interno dell'azienda, di chi costituisce il cuore e la mente di Malossi. Seguendo questa filosofia, nasce il nuovo Gearbox Malossi, destinato ai moped piaggio. Oggi vi portiamo con noi alla scoperta di questo componente innovativo destinato ad un veicolo classico, e lo faremo mostrandovi dall'interno come tutto ciò avvenga, partendo dalla progettazione stessa del Gearbox ad opera del nostro ufficio tecnico, che lavora a stretto contatto con il reparto ricerca e sviluppo, passando per la realizzazione in-house della matrice di pressofusione, fino alla lavorazione finale dei grezzi. Si parte da un'idea che si trasforma in un prodotto concreto ed innovativo. Io sono Riccardo, mi occupo della costruzione e della manutenzione degli stampi all'interno del reparto produzione. Nella realizzazione dello stampo del Gearbox andiamo dal taglio materiale alla costruzione proprio delle matrici che servono a iniettare l'alluminio fuso all'interno dello stampo. Durante la progettazione io collaboro con l'ufficio tecnico per fare alcuni aggiustamenti su quelle che sono le problematiche produttive legate anche alle esigenze che invece ha il pezzo in sé e con le caratteristiche e le prestazioni che deve avere, e quindi cerchiamo sempre un compromesso tra quello che è la costruzione e la progettazione. Sono Emanuele, lavoro in Malossi, ufficio tecnico ormai da tanto tempo, e per quanto riguarda il Gearbox mi sono occupato della progettazione di tutto l'oggetto. Siamo partiti dal rilievo del pezzo originale piaggio, che va montato su tutti i ciclomotori, ciao, grillo, sì, eccetera eccetera. Un oggetto che ormai è datato, avrà più di 30 anni sicuramente, per cui risulta al giorno d'oggi con un'estetica e una meccanica passata. Quindi noi abbiamo fatto i rilievi dall'originale e abbiamo concepito un oggetto partendo da zero, valutando anche l'aspetto che tutto questo progetto che adesso è definito viene concepito pensando che l'attrezzatura di pressofusione e di lavorazione viene fatta da noi, per cui anche l'estetica viene concepita in maniera tale che le prese e gli staffaggi vengono a nostro favore. Partiamo tutto da un completamento di gamma, e da lì, con tutte queste ingranaggi che abbiamo prodotto, il perno ruota, proprio mancava la chiusura del cerchio, e analizzando come realizzare questo prodotto sono scaturito una serie di domande, perché lo rifacciamo da capo mettendo dentro ingranaggi completamente nuovi, quindi ributtando tutto quanto, e questo avrebbe comportato una spesa importante dalla parte dell'utente. Allora ci siamo detti, cerchiamo di fare un prodotto che sia ovviamente moderno, con una struttura più robusta, che si possa incastonare in tutti i mozzi, anche lì non è stato semplice, e in tutti i telai, in modo da poter riutilizzare gli ingranaggi che da tanto tempo noi produciamo. Mi occupo personalmente della stesura dei programmi che vengono fatti con un CAD-CAM. Le faccio, ma non le racconto a nessuno di solito. Sono software che noi interscambiamo con l'ufficio tecnico. I file vengono sempre aggiornati in simultanea. Se viene una modifica sul particolare grezzo o sul progetto, la modifica si ripercuote in maniera diretta all'istante su quello che è lo stampo. Il vantaggio di avere la produzione interna delle attrezzature, sia di costruzione sia di lavorazione del grezzo, è proprio questa, che il filone inizia e finisce. Giù un collaudo, abbiamo anche delle ZEISS che ci consentono di fare dei rilievi sugli oggetti originali, per cui noi quando andiamo a riprodurre un oggetto che deve essere montato su un oggetto originale abbiamo la garanzia che le tolleranze sono azzeccate. Evidentemente la tecnologia ci sta dando una grande mano, e come dicevo prima abbiamo la garanzia che tutto funzioni.
fino a prova contraria, evidentemente. A qualsiasi persona, di qualsiasi ente, viene un dubbio, può andare dall'ufficio tecnico alla sperimentazione per fare una verifica in più, chiedere un consiglio su un alloggiamento di un cuscinetto, anche quando sei in fase di piantaggio boccole. Più vai in sperimentazione, si fa subito un test e hai la garanzia che tutto sia a regola d'arte. Delle volte facciamo anche dei prototipi in rapidità per vedere se tutto può funzionare prima di andare ad eseguire stampi o attrezzature di staffaggio. Noi abbiamo una macchina per l'elettrorosione a tuffo a quattro assi. Tramite una scarica elettrica erode il materiale. Chiaramente una serie di lavorazioni che sono delle lavorazioni molto profonde con degli spessori ridotti avrebbero grossi problemi durante le lavorazioni per asportazione di trucciolo, tutta quella che è la fresatura o la tornitura di un pezzo, in certi casi sarebbe comunque impossibile. Noi costruiamo internamente gli elettrodi che servono a fare da utensile per l'elettroerosione. Sicuramente la precisione dei nostri stampi deve essere abbastanza spinta, sono importanti le chiusure dello stampo, il funzionamento in fonderia, i piani che chiudono lo stampo devono essere perfettamente puliti, perfettamente paralleli, anche la precisione nel montaggio aiuta alla realizzazione di un buon prodotto. Chiaramente questa parte è una parte di taratura molto importante perché ci permette di capire in anticipo quali possono essere degli errori in fonderia, ci possono permettere di capire o di eliminare delle lavorazioni e comunque la finitura che ha uno stampo in generale dà la qualità al prodotto. È un filo diretto che corre dalla fonderia all'azienda e diciamo che io sono un po' il tramite, da disc jockey, ecco. Avere la conoscenza di quello che è un funzionamento di una macchina utensile aiuta a costruire un'attrezzatura più fruibile per l'operatore che ci sta sopra, più comoda per chi piazza e chi fa i programmi, sempre con l'obiettivo di avere un prodotto al top. Le attrezzature fatte in un certo modo portano dei risultati in termini di qualità in maniera diretta. Oggi ormai l'utilizzo è un utilizzo più racing di questo prodotto. È stato rinforzato, è stato rivisto un po' come il ceppo freno posteriore viene alloggiato, perché l'originale è veramente un prodotto che insomma i suoi anni le mostra tutti. Maggiorate anche tutte le portate dove vanno inseriti i cuscinetti, e la richiesta di questo prodotto era proprio per chi vuole convertire il suo veicolo da puleggia a variatore, non trovava più un componente. Ecco, ovviamente l'abbiamo accattivato anche esteticamente con una verniciata esterna in nero opaco per riuscire a renderlo più aggressivo a livello del contesto all'interno del mostro ruota, diamantata la scritta Malossi e la scritta Gearbox. L'aspetto meccanico viene migliorato, per cui tutto il passaggio d'olio, tutti i labirinti di olio sono venuti perfezionati, abbiamo fatto delle prese diverse dall'originale in maniera tale che ci sia meno turbolenza, mentre gli interassi e i cuscinetti sono simili all'originale per evitare che chi monta il gearbox sia costretto a montare un kit di ingranaggi dedicato, per cui è montabile con gli ingranaggi originali, e questo era un obiettivo del progetto iniziale. Abbiamo messo 5 viti di fissaggio invece che 4 originali, per cui abbiamo aumentato sicuramente la rigidità e la pressione di tenuta. Abbiamo tolto la guarnizione, che quella originale era in carta, per cui se mai lo dovevi aprire e andare a rimettere una nuova, terribile. Stiamo proponendo delle guarnizioni siliconiche, quindi si possono aprire e chiudere più volte i gearbox senza problemi di dover buttare la guarnizione. Abbiamo rivisto tutti quelli che sono i passaggi olio, abbiamo fatto le viti chiuse di staffaggio al telaio, quindi non ci sarà mai fuoriuscita di olio. Abbiamo fatto una nervatura molto intensa per essere sicuri che sia più rigido. Strada facendo nel progetto abbiamo puntato molto anche sull'estetica, tant'è che questo oggetto è molto più bello dell'originale, ma su questo si fa in fretta a vincere, diciamo. Sono orgoglioso di aver fatto questo pezzo, partendo proprio dall'idea alla concezione meccanica proprio di utilizzo, ma anche alla tecnologia di lavorazione, perché anche queste lavorazioni di diamantatura non sono così scontate e ce le possiamo permettere perché abbiamo dei centri di lavoro giù altamente tecnologizzati con degli utensili di ultimissima generazione che ci consentono, oltre ad avere delle lavorazioni in tolleranza perfetta, di avere anche dei giochi cromatici che ci consentono di dare un valore aggiunto all'oggetto. È un super valore aggiunto avere tutto a distanza di pochi metri. Mi diverto molto, devo dire la verità, a fare queste cose. Da idea nasce idea, siamo tutti molto entusiasti del nostro mestiere, da due parole vengono fuori delle idee che poi messe in pratica sono vincenti. Questo gearbox ci unisce a tutta la nostra produzione che negli ultimi anni
produciamo proprio internamente. Questo parte proprio dalla realizzazione dello stampo, viene proprio prodotto internamente, a parte la fusione che ci avvaliamo di una fonderia validata dai nostri capitolati. Produciamo internamente lo stampo, prima lo progettiamo, lo realizziamo, mandiamo questo stampo a produrre presso questa fonderia, i componenti ci arrivano e a questo punto viene lavorato internamente, e questo ci permette nei nostri processi produttivi di essere molto veloci e che tutti gli enti sono molto raccordati tra di loro. Il primo prototipo viene subito mandato in sperimentazione, cioè viene applicato sul veicolo e viene sdifettato, cioè vengono capite le problematiche, se ce ne sono ovviamente, ultimamente sempre meno. Sui prodotti normalmente in una settimana dalla prova del primo campione di produzione riusciamo a provarlo sul veicolo e già avere la produzione con le varianti anche già testate. Sempre di più l'azienda non sta delocalizzando, ma anzi si sta concentrando e specializzando su tutte le varie fasi. Comportano costi, fatiche, ma comunque vediamo che c'è un ritorno, è un ritorno molto, molto importante, e questo noi ci crediamo.